Libro Pandemie Scirocco raccoglie articoli pubblicati su varie testate locali da Giuseppe Ruggeri, medico e giornalista esperto in comunicazione scientifica, sul tema dell'infezione da SARS-CoV-2. Un percorso scandito da tappe che ha visto nel corso di poco meno di 2 anni il consolidarsi dell'esperienza pandemica grazie ai rapidi progressi raggiunti nel campo epidemiologico e clinico-terapeutico, fino all'attuale campagna vaccinale ancora in pieno corso. Riflessioni espresse in riva allo stretto che fanno luce su un territorio segnato non solo dagli effetti della pandemia, ma anche dalle carenze strutturali che cronicamente l'affliggono. Dal suo osservatorio privilegiato di epidemiologo e divulgatore, Ruggeri dirige un quadro d'insieme arricchito dai contributi di esperti come il virologo messinese professor Giulio Tarro, allievo di Albert Sabin. Perché, oltre che pandemia, anche sciocco? Perché dobbiamo reagire e non farci prendere da lissa, come si dice in dialetto, e che è la tipica reazione siciliana negativa al caldo vento dell'Africa. Purtroppo noi viviamo per luoghi comuni, se distante con la pandemia. Uno dei tanti luoghi comuni è che le malattie infettive siano ormai superate perché sono gli antibiotici e quindi adesso dobbiamo affrontare le malattie degenerative, cardiovascolari, le malattie oncologiche, per carità. Invece non è così, perché la virosfera è un ambiente col quale invece noi ci troviamo sempre costantemente in rapporto. La virosfera è la parte più oscura dell'infettivologia, perché i virus sono gli microrganismi più piccoli e meno noti dal punto di vista appunto del loro meccanismo patogenetico e soprattutto dal punto di vista della terapia che va applicata. Infatti lo scontro in questi ultimi mesi è proprio quello sulle terapie contro il Covid. Potrebbe succedere ancora, certamente potrebbe succedere ancora, perché il passato noi lo dimentichiamo facilmente, specialmente noi, credo, italiani, o forse tutti, ma noi in particolare. Tendiamo a vivere quella che adesso Genovese e Pino dirà essere la società livida, una società senza profondità. Una società profonda è una società che ha un occhio al passato, tramite quest'occhio al passato guarda il futuro e sta in una posizione mediana. Con un occhio al passato vede le cose che vanno fatte e che non vanno fatte, con un occhio al futuro pianifica. Invece noi viviamo nel presente, viviamo la dimensione piatta, totalmente piatta, immanente. Ecco, se noi continuiamo a vivere questa situazione di immanenza, Montanelli scrive, nelle sue stanze, diciamo, al Corriere della Sera, una delle ultime, scrive appunto che l'Italia è un paese senza memoria, e non sbagliava, non sbagliava. E quindi io direi, e partirei proprio da questo, e poi do la parola nuovamente al dottor Andriolo, che essenzialmente, primo punto da ricordare, la pandemia è un evento che è avvenuto prima di tutto perché noi abbiamo perso la memoria. Sì, allora, questo è l'inizio, ma Giuseppe stasera sarà un piacere ascoltarlo. Io intanto approfitto, perché siamo quasi al completo, devo salutare il professore Filippo Scolareci, che è il presidente dell'Accademia di Sicilia, che è una persona veramente al di sopra delle righe per tutti, e che merita senz'altro la nostra stima e il nostro rispetto. Pandemie Scirocco è un testo, una raccolta di articoli e di interviste che Giuseppe Ruggeri ha pubblicato su varie testate giornalistiche locali e racconta un po' quelle che sono state le tappe salienti dei 2 anni che fino a questo momento abbiamo vissuto, dei 2 anni di pandemia che ci hanno accompagnato e continuano ad accompagnarci fino adesso. Mi è piaciuta moltissimo l'analisi lucida e densa, veramente profonda, di significati dal punto di vista sicuramente medico, epidemiologico, sanitario, ma credo che il senso e lo scopo di questo libro sia molto più ambizioso, vada al di là di questo. E il tentativo di Giuseppe Ruggeri, come quello di tutti noi, è quello di tentare di scoprire
di andare a fondo nella questione per comprendere il senso più profondo, il senso vero della pandemia, del momento critico e difficile che stiamo vivendo. E quindi, oltre a questo, Giuseppe Ruggeri pone l'accento proprio sugli effetti devastanti dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociologico, relazionale, affettivo, ma anche economico che questo periodo sta provocando. E se ci pensate, la questione sembra banale, ma è molto molto intricata e molto profonda, perché un virus così piccolo, una sorta di nemico invisibile, un ospite inquietante, per dirla con Nietzsche, ci ha messi sotto scacco e ci ha veramente chiusi in una morsa di dolore, di solitudine, di profonda inquietudine. L'aumento della diaria ospedaliera perlomeno induce a qualche sospetto, perché un paziente Covid, secondo i DRG, viene remunerato all'ospedale con una cifra abbastanza considerevole, sempre si parla di oltre 1.500 euro, e un paziente normale invece è un terzo. Quindi è chiaro che c'è una tendenza anche a considerare pazienti Covid quelli che in realtà poi non lo sono. Questo bisogna sospettarlo. Qualcuno diceva che a pensarci il sospetto certe volte non ti chiama la verità, però è così. Io ti volevo soltanto interrogare su una cosa che secondo me è fondamentale, cioè è il problema della terapia domiciliare. Tu in questo libro hai affrontato il problema della cosiddetta, voi pensate, a Messina abbiamo un trattamento che prende il nome da proprio a Messina o da Mondello, terapia M5M, doppio senso, protocollo M, perfetto, e che in realtà ha dato ottimi risultati. Credo che i malati che sono stati trattati molto precocemente, stanno attenti, molto precocemente, con il protocollo M che il professore Mondello ha ideato, cioè a base soprattutto di cortisone, betametasone, meglio del desametasone e dell'azitromicina, tra l'altro era scomparsa chissà perché, hanno superato la fase acuta, hanno superato la fase acuta senza problemi. E Giulio Darro, come molti sanno, è stato allievo, proprio il figlio scientifico del professor Sebin. E la posizione di Giulio Darro è sempre stata una posizione, intanto, una posizione non allarmistica. Ricordiamoci sempre che l'allarmismo e il sensazionalismo sono nemici non soltanto della scienza, ma anche dell'informazione. Quando iniziò la collaborazione con Messina Medico 2.0, l'estate digitale dell'ordine, con la quale collaboro ormai da anni, sono anche il redattore capo della rivista cartacea, il primo articolo casualmente che firmai fu allarmismo e sensazionalismo nell'informazione, e ho scritto all'epoca, traendo da un testo di cui adesso ricordo il titolo, che se noi vogliamo fare informazione scientifica, intanto dobbiamo affidare la scientifica a persone che se ne intendono, non necessariamente medici, ma che se ne intendono. Invece oggi l'informazione scientifica è data in pasto a Mirta Merlino, a Formigli, a Giletti, insomma, che onestamente devo dire che mi fanno veramente venire la nausea, intanto per la maleducazione che hanno interrompendo il medico che parla. Bassetti, una reazione recentemente dicendo, non mi ricordo a quale di questi, insomma, cercate di fare il vostro mestiere e fate fare i medici ai medici, e ha ragione, e ha perfettamente ragione. Poi spiega che il virus non è un organismo maligno, non è il nemico, non va deizzato o diabolizzato. Il virus è un organismo vivente, perché obbedisce alle leggi della selezione darwiniana, per cui deve sopravvivere. Cosa deve fare un virus per sopravvivere? Un virus per sopravvivere si deve replicare, ma se il virus uccide a tutto spiano, come si replica? E allora il virus che fa? Più circola, più si attenua, cerca di creare una sintomatologia più lieve per mantenere in vita e quindi potersi moltiplicare. Per poterlo fare deve anche aumentare la sua capacità infettante. Noi adesso, e questo Darro l'ha spiegato l'anno scorso, abbiamo avuto la fase dell'epidemia nel 2020, alla fine del 2020 abbiamo avuto quella che Darro ha definito la coda epidemica, lo chiamava così,
E adesso abbiamo l'endemia, ma non lo dice solo Tarro, lo dice anche Bassetti, lo dicono anche i più importanti virologi che sono stati ospitati nelle TV dove non è stato ospitato Tarro, perché Tarro l'ha detto subito e loro l'hanno detto adesso. Quindi cosa voglio dire? Cosa vorrei dire? Che l'informazione non è stata data nella maniera giusta. E dico anche che intanto non c'erano, a maggior ragione adesso, gli estremi per considerare questa pandemia una ebola pandemia, perché l'ebola ha il 60% di mortalità e il Covid ha una percentuale di mortalità che si aggira intorno ai periodi peggiori del 3%, quindi pensate che tasso incidente. Il virus, il Covid è, Giulio Tarro l'ha definito, un virus politico. Perché è un virus politico? Perché tutto non nasce dalla gravità del virus, ma nasce dalla mancata attrezzatura delle strutture ospedaliere.